Storia incredibile, quella che mi appresto a raccontarvi nel video di oggi, che ha per protagonista una ragazza di 24 anni di età, di nome Molly Mouleron, la quale pensate che ha fatto una scoperta veramente scioccante. I medici infatti le avevano detto che aveva la sindrome da stress, in realtà si trattava di un linfoma giunto ormai al quarto stadio. La ragazza è rimasta incredula e scioccata, non so spiegarmelo. I primi sintomi di questa patologia hanno iniziato ad avvertirli, o meglio ad averle, dopo un ritorno da un viaggio nelle isole delle Galapagos in Ecuador, nel quale hanno iniziato ad avere i primi sintomi, ossia grande stanchezza, disturbi a livello stomacale, dello stomaco, mal di testa diffuso e nausea. Tutto, diciamo così, faceva, diciamo, presumere che avesse troppo stress. Aveva anche delle problematiche a livello respiratorio. Infatti poteva annegare durante lo snorkeling. Così i medici hanno insistito, era infatti, secondo costoro, soltanto una malattia di tipo immaginario. Così la ragazza torna nel Regno Unito, la sua patria, e viene ricoverata urgente, con urgenza, e viene disegnato un tumore di ben 15 cm tra polmone e cuori. Si trattava di un linfoma non Hodgkin al quarto stadio oramai. Insomma, una scoperta scioccante, devastante, traumatica che ha lasciato alla ragazza ovviamente una tristezza e un crollo anche a livello psicologico totale, barra completo. Questa è una storia incredibile, ripeto, che in qualche modo ci fa capire come a volte, non sempre, ma a volte i medici anche possono sbagliare. Da narratore italiano, di YouTube Italia è tutto, un saluto caro a voi e prossimo video.